tutti amici e benvenuti nel mondo di Mappi. Oggi siamo al ristorante cinese. Come leggete su, c'è scritto di grande mondo, vuol dire che è ristorante cinese sushi. E stasera andremo a assaggiare delle cose buone, perché questo ristorante offre la formula all you can eat, quindi vuol dire che si può mangiare quanto si vuole e le cose che si vogliono al prezzo fisso, quindi menù fisso. E dopo vedrete cosa andrò a assaggiare. Adesso vi faccio vedere come si può ordinare in questo ristorante. Come vedete c'è un tablet, questo tablet serve per ordinare, ora vi farò vedere come funziona. Ci sono tutte le chiamate con tutti i nomi di tutti i sushi e delle pietanze anche cinesi, perché questo locale fa sia sushi giapponese che ristorante cinese, e si può ordinare tutto quello che vuole e poi si preme sul carrello e arrivano direttamente al tavolo. Adesso vi farò vedere come faccio un ordine direttamente dal tablet. La prima portata, ovviamente sono tipo antipasti, no? E questi, guardate che buoni, con la loro salsina parlante. Andiamo a assaggiarli. Guardate, sono gamberoni giganti in tempura. Buonissimo. Si sciolgono in bocca, guardate. E questa salsetta è piccantissima. Guardate un'altra portata, ora vi faccio vedere cosa. Guardate cos'è, prima ne prendo uno e poi ve lo faccio vedere. Si prende così. Ecco, questo qua è un gamberetto in salsa agrodolce con ananas, guardate. Cosa sono arrivati? Questi qua. Coppetti, non lo so dove sono, o formaggi. Ora ve lo faccio vedere. Aspettate che gli tolgo la colina. Guardate.
gambero in tempura con riso e alga noli. Guardate cosa è arrivato, ovviamente non è tutto mio, però vi faccio vedere cosa ho preso, perché l'ho messo tutto in un piatto perché era molto. Allora, questo è con Philadelphia e dentro c'è un gambero in tempura e uova di, non lo so, di pesce rosse. Andiamo a vedere com'è, comunque è tutto cotto. Questo invece è con, non so cosa ci sia sopra, guardate, tipo, sapete cos'è? Tipo tempura fritta. Poi ci sono i semini di sesamo colorati e dentro c'è il salmone cotto. Guardatelo bene. Andiamo a assaggiarlo. Poco poco così. Piatto è arrivato lo speciale uramaki. Un odore buonissimo. Allora, vi dico che ingredienti ci sono. Allora, c'è pesto di basilico, quindi fa un odore buonissimo. Poi c'è dentro c'è zucca dolce, aglio, mango, e poi c'è i gamberetti sopra cotti con mandorle, i semi di sesamo e uova di pesce. Ora vediamo com'è. Questo pesto di basilico ci sta fenomenale. E poi c'è anche la zucca dentro croccante. Buonissima. Mai mangiato?